Nasce a Bosco Reale il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio. Ieri l'inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un centro culturale che nasce dalla sinergia tra gli enti del territorio e si inserisce nel piano di rilancio culturale, turistico, ambientale ed economico di tutta l'area vesuviana, promosso dalla Regione Campania. È un altro dei tasselli di un grande mosaico culturale che è unico al mondo. Qui abbiamo il patrimonio storico archeologico più importante della terra. Dobbiamo riuscire a valorizzarlo facendo di questo patrimonio la leva per uno sviluppo turistico di grande qualità e di valore mondiale. Ovviamente questo significa organizzare tutto il territorio, organizzare l'ambiente, organizzare la mobilità, garantire servizi sociali e sanitari, garantire la sicurezza del territorio. Ma questa è un'occasione davvero unica per rilanciare l'economia turistica di tutto il territorio campano. Al taglio del nastro erano presenti il presidente dell'ente parco Agostino Casillo, il direttore dell'osservatorio vesuviano Francesca Bianco, il sindaco del comune di Bosco Reale Antonio Diplomatico e il presidente della fondazione Cives Mab Luigi Viginanza, che si occuperà della gestione. È un giorno molto bello perché apriamo un polo che potrà diventare, oltre ad essere un polo turistico, un laboratorio dove la comunità locale, le scuole possono partecipare a un percorso di conoscenza e di arricchimento culturale della nostra comunità locale, dove il Parco Nazionale è protagonista e al centro di questo rilancio. Noi da alcuni anni stiamo lavorando con il grande progetto Vesuvio alla riqualificazione di tutto il territorio e questo è un tassello importante che oggi mettiamo. Questo è un presidio importantissimo. È un presidio focalizzato sul rapporto fra il Vesuvio e il territorio, le attività del Vesuvio da un punto di vista della dinamica vulcanica, i prodotti del Vesuvio, come questi hanno cambiato il territorio, come hanno cambiato il suolo, le caratteristiche del suolo, come e perché questo suolo è diventato così più ricco e così favorevole ad ospitare delle culture. Come i prodotti eruttati sono stati poi usati dall'uomo in manufatti che gli hanno permesso naturalmente di vivere meglio. Questo racconta il Vesuvio, questo racconta questo museo e questo museo, proprio perché racconta di una risorsa, che è il Vesuvio in questo caso, ma anche della storia vulcanologica di questo vulcano importantissimo, un'icona per questo territorio assolutamente, diventa poi un presidio di riduzione del rischio. Sarà un punto di riferimento soprattutto, io dico, culturale, oltre che come un grande attrattore turistico, ma deve essere soprattutto la cultura, soprattutto le menti più impegnate di tutta la zona a cercare di far capire, partendo dai ragazzi, partendo dalle scuole, che questo è un loro punto che devono coccolarsi, che devono, diciamo, tenere bene, lo devono tenere come un gioiello insieme con la Villa Regina, perché è da qui che può partire tutto il rilancio anche economico di Bosco Reale. La Fondazione Cives, che già gestisce con successo da più di 10 anni il Museo MAV di Ercolano, adesso gestirà anche il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio qui a Bosco Reale. E si inaugura una importante collaborazione tra enti istituzionali, il Parco Nazionale del Vesuvio, appunto, l'Osservatorio Vesuviano, il Comune di Bosco Reale e la Fondazione Cives MAV di Ercolano. È un modello di sinergia territoriale replicabile, io spero, in altre occasioni.